siamo. A fianco dei 16 team qualificati di diritto, ben 90 aziende per un totale di 102 contratti commerciali che sono sbarcati in terra lusitana, c'è anche l'Euro che nella sede sociale di Mosciano Sant'Angelo ha tenuto una conferenza stampa di presentazione di questo evento che, come ha detto Luca Cantonesi, l'amministratore delegato dell'azienda, è un traguardo prestigioso perché l'essere riusciti a legare il nome dell'Euro alla nazionale di calcio significa che siamo approdati a più alti livelli di partnership con un'enorme visibilità a livello internazionale. L'Euro, in base a questo accordo, sarà fornitore ufficiale della nazionale di calcio per il settore della telefonia cellulare fino al 2006, quando si svolgeranno i mondiali di calcio. Contenti ma anche orgogliosi di poter abbinare il nostro nome a quello della nazionale italiana di calcio, non solo la nazionale maggiore ma anche la nazionale minore e quindi l'Under 21. L'Under 21 già oggi disputa la finale dei campionati europei, speriamo di farcela fino in fondo, ma già essere arrivati a questo punto è già un ottimo risultato. Siamo contenti, dicevo, dell'abbinamento perché i risultati stanno arrivando e speriamo che ci possa aiutare alla diffusione del nostro marchio.